Ed ecco arrivato il tier della Skyzone. Arriva in un pacco piccolissimo per avere dentro un'ala fissa da 86 cm. È un'ala fissa appunto da 86 cm in MPP. Contiene già, c'è la versione ready to fly o la versione diciamo solamente il frame. Nella versione che ho preso io è la versione completa, che arriva a casa con una PDB integrata, che è molto ben fatta, dove si collega anche la striscia LED e all'interno ha anche un motore 2305 da 2300 kW. Come c'è scritto dietro, appunto c'è anche la striscia LED con RGB, quindi si può settare anche il colore e altre cose carine che poi vedremo. La batteria regge da 3 a 4S, io ho volato discretamente con una 4S 1550, ho messo un adatto così per spingere bella forte. Ovviamente l'ESC cache, se non sbaglio, è da 25A. Escono anche due servi Emax. Vediamo com'è fatto. Eccolo qui, questa bella ala fissa, veramente ben fatta. Ho visto, c'è l'altro, il cugino, lo Z-Wing, che però è tutto un altro mondo, è tutta un'altra cosa. Arriva tutto smontato, questo è un'ala fissa smontabile. L'unica cosa che bisogna fissare e poi non si può rimuovere sono i winglet, vabbè, però niente di ingombrante. Appunto, questo è il motore che arriva con una Daltrop 5045. Questi sono i LED, la striscia LED RGB. Qui sotto i servi, 1 e 1 e 2. Ok, adesso lo vediamo ancora più da vicino all'interno. Ok, lo vediamo un po' più da vicino. Appunto, allora, si apre, all'interno è molto ben fatto, ci sono due viti che tengono unite appunto l'ala destra e l'ala sinistra, dove qui dentro c'è una vite appunto che lo tiene stretto sia da questo lato che dall'altro. All'interno passa una staffa in diciamo in carbonio che lo tiene diciamo ben saldo. Allora, ci sono varie configurazioni, c'è chi vola direttamente con l'RX, quindi vola tutto in manuale, io ho deciso di fare un po' di long range e quindi ho fatto un'altra configurazione. Quindi ho sotto la centralina ovviamente la powerboard che è uscita in dotazione, dove sarà collegato anche appunto la striscia LED, e sopra invece ho messo una vecchia Omnibus F4 che avevo in un drone vecchio, su cui ho collegato appunto il Crossfire e il GPS. Un GPS, un Ublox M8 micro, che è veramente veramente buono, prende la posizione in un attimo ed è veramente ottimo per il prezzo. Per cui l'ho pagato, è veramente veramente ottimo. Ovviamente anche questo troverete il link sotto nella descrizione. Se volete vi lascio anche il link della Omnibus, che per me va benissimo, è comunque una signora scheda per quello che bisogna fare con un'ala fissa. Crossfire, questo vabbè è ovviamente il cavetto che con l'XT60 che va a finire la powerboard. Qui dietro, che ho messo un pochettino più dentro, c'è l'ESC che esce in dotazione, un ESC nulla di che, però comunque una 25A che supporta anche il multishot, è a BLL, quindi è flashabile tranquillamente. Ok, accendere anche un po' il servo, ho tolto lo scotch per coprirlo, il servo Emax, appunto che si connette per muoverlo. Ok, invece nella parte inferiore ci sono diciamo degli alloggi per la VTX, volendo, oppure comunque possiamo far passare anche la nostra ricevente. Ovviamente è forato in modo che qui sopra magari potremo mettere la nostra antenna video, o comunque da un lato, dall'altro, dove ci fa più comodo. La parte diciamo migliore per me è la parte anteriore, che è questo slot che si va a togliere,
dove c'è l'alloggiamento per una cam FPV. Io ho usato l'altra volta la Foxeer, la ROV 3, e invece qui c'è, diciamo, uno slot per una camera per registrare. C'entra la GoPro, c'entra la Session, c'entrano la SJ Cam, c'entra la Xiaomi, c'entra tutto. Ed è veramente fatto bene, anche perché poi chiudendolo è molto ben riparato e compatto. Ok, giusto per farvi vedere, metto una batteria che comunque ho usato anche questa e va benissimo, una 1500, una grafene 1500, quindi giusto per farvi vedere i LED. Ci sono varie tonalità e in più c'è uno switch che ci permette anche di spegnerlo o di accenderlo e un altro tastino interno. Ci permette di cambiare i colori oppure l'intensità. Se io lo tengo premuto, cambia il colore.